c'è? Teatro Giorno. La rappresentazione delle donne di sotto. Adesso volte. Ex chiesa. Buonasera, benvenuti a tutti. Cominciamo malissimo con la suoneria. Come Teatro Giacovita vi diamo il benvenuto. Vogliamo subito ringraziare la Fondazione Teatri, la Fondazione Piacenza e Vigevano, il Liceo Gioia nei suoi rappresentanti. Volevo un po' raccontarvi di questa follia di questa sera. Allora, le donne di Shakespeare. Le donne di Shakespeare è nata da un percorso didattico che i ragazzi stanno facendo a scuola su degli archetipi femminili, ma ve ne parlerà poi la professoressa Scuri molto più approfonditamente di me. Così, una cosa in meno che dico. Da lì hanno portato un pezzo di scuola stravolgendolo, rovinandolo totalmente sul palcoscenico. Volevo raccontarvi anche un po' il percorso che è stato fatto con i ragazzi, cioè questa follia. Se qualcuno ha letto recentemente la presentazione dello spettacolo, si parla di un salto senza rete, di una follia saggiamente costruita. Vale a dire che il lavoro drammaturgico, registico, attoriale, eccetera, eccetera, se lo sono fatti tutto loro. Hanno avuto la sfortuna, di avermi a loro disposizione per una sorta di supervisione, una mano, ma niente di più, solo per 3 giorni. È da matti questa roba qua, ma ci piaceva fare questo esperimento, quindi sono già solo per questo sono stati bravissimi o no lo deciderete voi alla fine. Sicuramente sono stati coraggiosissimi, è un coraggio che serve, è soprattutto un coraggio a 16 anni è ancora, spero e penso, più apprezzabile. Ma basta, l'ho già detto troppo, poi divento noioso. Volevo lasciare la parola al preside, perché direi che intanto sono contento di vedere questo spazio così riempito, a tal punto che rischiate di togliere la zona dove devono poi recitare i nostri compagni, i ragazzi di questo. Sono felice di questo rinnovarsi del connubio fra Teatro Gioco Vita e Liceo Gioia di Piacenza. Non è una novità quella di quest'anno, è già avvenuto negli anni passati. Speriamo che possa perdurare nel tempo e noi ci daremo a che diventasse un punto fisso della nostra offerta formativa, perché crediamo che l'esperienza teatrale, l'esperienza musicale, che non trovano così largo spazio nella scuola italiana, lo meritano invece di entrare a pieno diritto nella scuola. E quindi ci terremo tutto che il nostro teatro formativo si focalizzasse anche su questo aspetto. Sono convinto che da questa follia i nostri ragazzi usciranno alla grande, perché mi hanno detto già tutti quelli che hanno assistito alle prove, che sono veramente, veramente formidabili, e credo che meritino la nostra e la vostra presenza stasera. Grazie di nuovo a voi.
altri. Responsabile dei disgraziati. Ho veduto delle rose damaschine, bianche e rosse,
ma tali non ne vedo sulle sue guance, e taluni profumi sono più grati di quello che nel teatro della donna dice. Mi piace dirla parlare, ma so bene che la musica suona più piacevoli assai. Vero è che non vedi mai camminare una dea, ma la mia donna non cammina per nessuno. Eppure, sì, eppure, per il cielo, la mia donna mi sembra tanto bella, quanto qualunque di quelle che essa ti però faccio. Ah, quindi tu questa la chiami arte? In pratica mi insulti. Cioè, ci hai indicato veramente che i due versi sono fondamentali, cioè. Bella roba, due versi su otto. Guarda, Giulietta l'ha detto una per intera. Scusate il ritardo, ragazzi, ho dovuto portare mio figlio a calcio. Sì, però che scusate, ieri sera una partita alle 9:30 l'ho dovuto portare. Pensa, io ieri sera mi sono dovuto sorbire uno spettacolo di 2 ore a teatro. Ah sì, cosa sei andato a vedere? Romeo e Giulietta. Uno spettacolo di Moccia? Assolutamente no, sono che mi piacessi. Chi l'è? Sai che al massimo la fai ascoltare. William Shakespeare è uno dei più grandi poeti filosofi di tutta la storia. Oh, eccomi. Ciao. Ciao. Solo in questo mi considero la mia testa un bene, che chi mi fa beccare mi affligge pure. Ah, quindi pensi che io sia brutta? Ci rinuncio, cioè, più trattare la mia disbecca domanda. Mila, Juve, fumo.
vista di Palermo. Parla. Tanto a me non interessa, i maschi sono tutti stupidi. Su, adesso. Cos'è questo schifo? Dov'è l'azione? Il fatto. Ma che il fatto? Stai in Brasile. Non mi passare! Dai, voglio sentire. Io sono Battista, un nobile signore di Padova. E loro sono mie due figlie. Una, bianca, ubbidiente, brava, bella e modesta. Sì, via padre, non dire queste cose. E l'altra, di nome Caterina. Purtroppo non voluta nessun gentiluomo, a causa della sua mamma di Ironia. Tanto me ne interessa, ma si sono tutti stupidi. Io sono Petruccio, figlio del nobile Vincenzo di Pisa, famoso per aver domato l'indemoniata Carolina. Caterina! Allora Petruccio, adesso reciterò io da parte di Ortenzo che adesso mi ha dato. Mi consenti. Allora Petruccio! Posso procacciarti una moglie giovine e bella, ricca a sufficienza, ma il suo unico problema è con la bispetta, riottosa e indomita. Basta, Ortenzio, non conosci gli effetti del toro. Dell'oro. Dici il suo nome e non occorre altro, perché la porterò anche cascasse il suono. Buono. Buono. Quando d'autunno si squarciano i cubi. E nulla. Fai schifo! Spostati! Bianca, vieni qui caro, muoviti! Muoviti! È il momento del cambiamento della tua personalità. Non più da domita, ma da indomita, che si sottrae al volere del marito. Non sono di domita. Caterina, ti prego. Salvami tu. Su, spiana quella fronte. Tuo signore è tuo re, tuo governatore, tuo marito è tuo signore, la tua vita, il tuo capo, il tuo custode, la tua anima. Uno che si sottopone a laboriose fatiche e non brava da te altro tributo che amore, affabilità e sincera obbedienza. Insegnati tal dovere, gettate le mani sotto i piedi del vostro sposo e se così gli aggrada, la mia è già pronta ad avviarmi la strada. Vedrai che capiranno cosa gli sta succedendo. Signora, non si preoccupi,
Adesso ci parliamo noi con Amleto. Non stai in pensiero, risolveremo tutto. Adesso andiamo, mi porto da lui. E mio amato figlio, che impazzisce, come può? Regina, ho visto Amleto e mi è parso strano. Cosa gli sta succedendo? Non mi tratta più allo stesso modo, per caso un'altra. Oh figlia mia cara, tu sai quanto io tengo a te. Sto cercando di capire cosa succede da Amleto, ma proprio non ci riesco. Prova a parlare tu, magari le tue tu lo calmeranno. Signora, mia regina, non so quanto come dirglielo. Suo figlio è matto, abbiamo provato a fare qualcosa, non c'è stato niente da fare. È uscito di testa, glielo dico io. Oh, Amleto, mio caro, cosa è cambiato tra noi? Credo che mi amassi, e adesso migliori, come se te non ci fosse stato niente. Ti sbaglio, figlia, io non ti amo, devi andartene. Ancheggi, ti svegli e ti pitturi la faccia. Vattene in convento, non ti voglio sposare, ne ho altre mani. È pazzo davvero! Cos'è successo, moglie? Ha sentito un fuscio di tuo ragazzo, ha sfoderato la spada e ha ucciso il buon vecchio! Mio figlio ha ucciso Bologno! Ah! Oh, che oh, atto crudele, il ragazzo è preso dalla malattia turpe, dobbiamo allontanarlo! Ofelia, la mia sorta, annegata a sé. Annegata a sé nel suo adorato ruscello, in preda alla disperazione per la morte di mio padre. No, Ofelia, quelle volte prima di Dio mi tu letto nuziale, non la tua tomba! Sì. Amleto, che il diavolo la tua anima si porti, ti sfiderò a duello per vendicare la morte di mia sorella e di mio padre. Ha vomitato il nome del mio amato figlio di Gesù, io un po' sverte, e tutto è iniziato dopo. La coppia era avvelenata, mio marito l'aveva avvelenata, siamo tutti morti, anche le punte delle spade erano avvelenate, le ho visto Amleto e Laerte per questa vicenda. Ah! Ho fatto in tempo a vedere Amleto che colpiva il cuore Claudio. Ah! E poi più niente, solo buio e silenzio. Ah! Puoi dire che lontano quando anche contro me con te mi schiero. Non penso a te se a me stesso tiranno, di me stesso mi scordo, io che ti adoro. E chi ti odio lo chiamo forse amico, chi ti dispone forse lo bandisco. Quando con me ti adombri non ti vendico, coi miei stessi amici mi punisco. Quali meriti avrai tanto perfetti per i quali di servirti mi sia in grado, quando il mio mento adoro più di te, da un cenno dei tuoi occhi è soggiogato. Odiami pure, però so chi sei, ami i tuoi occhi e sono sempre. La mia mente ti vuole lontana, ma in dei conti il mio cuore ti E allora perché prima te ne sei andato? Perché queste parole possono lenire il tuo cuore, possono anche toccare il tuo cuore. Quindi non ti prenderesti mai personalmente? Io ho scritto di uomini che hanno ucciso la propria moglie. Ma tu mi ami? Anche Otello, mamma del demone. Per il
ha sposato in segreto Desdemona, figlia dell'importante senatore Bravazio. A rivelare il patto è stato Iago, l'arciere di Otello. Successivamente Casso, il luogotenente di Otello, è stato scoperto dal suo comandante in possesso di un prezioso fazzoletto appartenente a Desdemona. Ed è quindi stato accusato di essere il suo amante. Ma scombina mi fa cazzo. Guarda che c'è la stessa di giovane in casa, sempre a verti. Poi si lamenta e si stupra. Nonostante il luogotenente abbia cercato di difendersi dalle accuse due rivolte, Otello non gli ha creduto e una volta tornato dalla moglie, preso da un attacco di gelosia, la uccide. E preso dal rimorso poi si suicida. Madonna, ma che storia è? Morti? Maledizio Domenico, ma te lì? Nel giornale a Tiero, ora porta il Golding Curse. Sì, ma non è una non è mica colpa mia, sei andata lì il giornale, cioè te ne dovevi accorgere te, cioè sei tu che sei un vecchio. Ma sei partito da fare con il Golding Curse. Sì, dopo. Svelato il mistero, ha confessato, era tutto uno stratagemma. Svelato il mistero della morte di Otello e della sua coniglia Desdemona. Stamattina si è costituito alla polizia Iago, l'arciere del defunto Otello. Ha ammesso di essere stato lui l'artefice di tutto. Ha confessato di aver organizzato un finto tradimento per poter prendere il posto di Casso, il quale era all'oscuro di tutto. E quando sua moglie Emilia ha cercato di confessare tutto a Otello, Iago l'ha ucciso. Cassio ora ha preso il posto di comandante e Iago è stato condannato. Te li estradetti che le armi tu paccasci. Qui è venuto qui, è stato seduto 4 ore, si è letto il giornale di ieri, quello di oggi e ha preso un bicchiere a Bruce. Per una volta sono io che mi ammetto. Io vorrei che tu mi amassi come Isotta ama Tristano, come Francesca ama Paolo, come la D'Amico ama Buffo, ma comunque! Che andiamo avanti tu capendo che il nostro amore è imperfetto. Quindi se non mi comprendi, mi dai che non mi ami. Tu parli dell'amore che leggi e scrivi, ma non di quello che vivi. Queste storie, quelle di cui parli, narrano di passione, di dannazione, ma l'amore vero, quello perfetto, è basato sulla fiducia e sulla complicità. Io non voglio morire per te, io voglio vivere con te. Non voglio essere la tua Giulietta, voglio essere la tua Lady Macbeth. Ma non sai com'è finita. Lei! Via! Via, macchia maledetta! Ah, l'inferno è troppo buio! Troppo sangue di quei dannati! Queste macchie non verranno mai via! Stop! Non vedi? Ma come vorrei essere di macchie? È morta in preda alla disperazione! Vabbè. Porco! Lei! Ah, quel figlio di un cane maledetto! Vuoi impossessarsi del regno che ora aspetta a me! Ah, ma tanto non lo temo! Da tutta la strega l'ho profetizzato! Non morirò per mano di un uomo nato dal ventre di donna! Stop! Vedi? Era così coraggioso solo perché pensava di essere invincibile! You want? Lei, salve il di me! Salve il tuo predicatore, salve il tuo re. Futuro re? Io? Ma com'è possibile che diventi re? Potrebbe... Non si può sentire, ma il re è vivo e vegeto. Potrebbe comunque esserci una veloce scorciatoia. Cosa dici, donna? Dico che il re potrebbe accidentalmente morire. No, 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 si potrebbe scatenare una rivolta, ma potrei anche morire. Ma vada bene, Macbeth, tu non morirai come un uomo nato da ventre di donna. Stop! In fin dei conti ti amavano molto. Te hai fatto tutto questo per me. Forward! Allora, beh, hai fatto quello che devi fare? Certo, in realtà sono morto sul suo letto e i sospetti stanno arrivando sulle guardie. Che ovviamente per la paura di essere scoperti si saranno suicidate, non ti sembra un piano perfetto? Stop! Non vedi che alla fine è sempre lui che fa tutto questo per l'onore di lei, l'onore di Edma? Forward! Lo sapevo che quel traditore, così fiero e gonfio d'orecchie,
il nostro re. Ma ora è l'ora della mia vendetta. Voltati! D'altra parte. La sveglia l'ha detto, non morirò per mano di un uomo nato da vento di donna. Forse non sai che sono stato strappato da ventre di mia madre prematuramente. Chignone, hai persino coinvolto tua moglie. Vabbè, zitto, non serve più a nulla, ora stai per aggiungerla. Sai, questo l'ho scritto quando ci siamo conosciuti. Comunque adesso penso ancora lo stesso. Non sarà mai che opponga impedimento all'unione di due anni fedeli. Amore? Amore non è amore. Si muta quando trova un mutamento nell'altro. O se è pronto a recedere quando l'altro si muta. O no? Esso è un faro sempre fisso che domina, domina le tempeste senza mai essere scosso. Esso da ogni barca atterrante è la stella, il cui valore non si possa sapere se possa usare l'altezza. Amore non è lo cipello del tempo, quantunque labbra e guance di rosa passano sotto la sua faccia di curva. Amore, amore non muta, con le brevi ore e con le settimane, ma dura eterno, fino all'estremo giorno del giudizio. Se questo che io scrivo nell'errore sarà dimostrato tale come esempio mio, dite pure che non ho mai scritto, né che alcun uomo abbia mai amato. Amore non è amore se muta quando trova un mutamento nell'altro, se è pronto a recedere quando l'altro sta all'interno. Sai cosa ti ricorda? La mia tra le due coppie, la mia preferita tra le due coppie. Indoviniamo che non è qual è. Romeo e Giulietta. Troppo banali. Mi hanno sempre indicato di più Antonio e Cleopatra. Ti chiedi per tutto il tempo se si amano davvero o amano di più il loro potere. Fanno errori e ti tradiscono il cuore con l'amore non cambia più. Dopo questa vittoria facile facile, tutti a casa. Vi aspetto numerosi a toga party sotto la spinta. Stato un po' sbronza. Penso di averci dato dentro quei pedaggi ieri sera e non mi ricordo che quel gran pezzo di viola con cui ho trascorso gran parte della serata. Hashtag se ci sei fatti avanti. Hashtag vedo le spingi, hashtag da domani smetto. Mi piace. Ehi! Ave, chi sei? Hai avuto davvero tanti ieri sera, Antonio. Ah, scusa, ora ricordo. Senti, stavo pensando che magari potremmo rivederci, se positiva. Ma guarda, devo controllare la mia agenda. Capisco, sarai in comunque, se vuoi, stasera io sarei libera. Ci sono? Vieni, ci vediamo alla seconda vigilia al mio palazzo. Smile. Cuore, cuore. Oh, raga! Guardate un po' qua! E che è stata? Un po' di contegno, scavo! È la regina! Ieri? M'ha invitato al palazzo! Che avete fatto? Ragazze, cioè, non potete capire! Cosa? Avete guardato quel generale romano con cui mi sono divertita un po' alla parte? Ah, sì, quello sfigato che è arrivato già ubriaco alla festa. Ieri sera l'ho invitato al mio palazzo, eh? Ma, ho mangiato, sai, gira di piglia egiziana. Nulla a che vedere con quella tua stellerina. Che hai mangiato di tipi egiziani. A Farona! Che cosa ti ha fatto, attualmente? Sballe, dai, per favore. Cioè, ha continuato a vantarsi per tutta la sera delle sue geste eroiche. E poi quel cretino parla una lingua stranissima, quindi io continuavo ad annuire. Poi ho capito che l'unico modo da farlo fare il tutto era portarlo in casa. Oh, e com'è stato?
Te sbagli, Demetrio! A Faraona? Ma passata! Gli ho fatto vedere la costellazione di Cassiopea! Ha capito il mio impero! Il vero stallone romano! Amica, ti è piaciuto il Colosseo? Nome Marcus Antonis, lavora presso esercito romano, hobby andare allo stadio a vedere la magica. Che sono sti libri? E pensate che ci ho anche perso tempo con questo qua. Vabbè, Antonio, non basta parlare di te, piuttosto vedi quanta fatta magica nel derby. Ha vinto. Ma che vinto, tu pari? A me sa capitano almeno. Ha messo due missili per aria! E dai, che ce l'ho fatta caccio! Oh, via! Andiamo un po' quanto! Quello è più male! Facci sua! Quanto! Messaglia il Colosseo! E dai, strutturale! Beh, raga, sapete che vi dico? Ma che ce frega! Sia, adesso non vorrei stare su un'altra parte se non qui, con te. Anche tra le donne di cui ho scritto, rimarrai sempre la mia patente. Devo paragonarti alla zona festiva? Beh, tu sei più incantevole vite, impetuoso, impetuosi venti scuotono le tenere gemme di maggio e il corso dell'estate è troppo breve. Talvolta troppo caldo spende l'occhio del cielo e spesso il suo volto è offuscato e ogni bellezza col tempo fa il suo fulgore. Qua, da caso la cosa notevole della natura. Ma la tua eterna estate non sfiorirà, né perderai possesso della tua bellezza, né morte si vanterà di coprirti con la sua ombra. Poiché tu cresci, cresci nel tempo, in versi eterni, finché uomini respirano, gli occhi vedono, vivranno questi miei versi e daranno vita a te. William, ti prometto che non sottovaluterò mai più il nostro amore. Ho capito finalmente quanto sono fortunata ad essere la tua amante. Il nostro sì che è l'amore! Sì, sì, no, è vero, ci sta! Soltanto che sai com'è, una cosa tira l'altra, una poesia tra l'altra, il sonettino, ma io adesso vai a tornare da mia moglie! Thank you.
si conclude lo spettacolo.